partite si risolvono con tutto, non si risolve solo con una cosa sola, ci vogliono tante componenti. Io mi auguro che, come al solito, proveremo ad andare a fare la nostra gara, di sicuro non ci chiuderemo, di sicuro tenteremo di avere sempre il pallino del gioco. Poi ovviamente davanti abbiamo una squadra forte, una squadra che anch'essa ama avere il pallino del gioco, e quindi lì conteranno anche i duelli individuali, l'agonismo, la testa, la cattiveria, la voglia di vincere. Quindi tante componenti fanno sì che una squadra possa prevalere sull'altra. È impensabile che l'una o l'altra possa avere il pallino del gioco per 90 minuti, quindi ci sono anche momenti della partita in cui bisognerà soffrire, altri in cui bisognerà essere più incisivi magari con il possesso palla. La storia dei campionati ci insegna che non sempre, spesso, quelle che sono più accreditate poi alla fine non sono quelle le vere rivali, ma ci sono altre squadre che fanno meglio, anche squadre inaspettate. Sta facendo un grande campionato il Crotone, molte squadre secondo me possono rientrare, il Novara è una signora squadra, Perugia è una grande squadra che ha avuto difficoltà ma sicuramente può rientrare, quindi il campionato è molto lungo. È ovvio che in questo momento del campionato stare in prima posizione è un bel vantaggio, perché vuol dire che hai fatto bene, vuol dire che stai costruendo qualcosa di importante, però non mai abbassare la guardia, perché sappiamo benissimo che bastano due partite sbagliate poi per essere risucchiati nella metà della classifica, anche perché stanno a 3-4 punti, non è che ci sono più punti. Una certezza che credo che ci sia in questa partita è che ci sono due squadre che giocano a calcio, che provano a giocare sempre a calcio, poi a volte ci riescono, a volte no, però sono due squadre che giocano, quindi credo che sia una partita divertente, ma non è detto, perché può darsi pure che due squadre che giocano a calcio bene si possano annullare. Una di quelle cose che ti fanno pensare che comunque sei capace di creare entusiasmo, di divertire il pubblico, è il fatto che questo ti segua, sia in casa che fuori. Avere 700-800 persone che vengono fuori casa è un bel segnale, e sicuramente può essere una di quelle componenti che fanno sì che tu possa avere un'arma in più.